Oggi parliamo del modo di dire to come out of the woodwork. To come out of the woodwork. Che vuol dire sta roba strana? Allora, letteralmente, cosa vuol dire? Beh, to come out vuol dire uscire. I woodwork sono quelle parti di legno che abbiamo in casa, quindi la cornice delle finestre, la cornice delle porte, quelle cose lì. All'inizio, no? L'origine di questo modo di dire è to come out of the woodwork, perché dal woodwork, da questi legni, uscivano magari gli insettini, quelli del legno, no? I tarli, eccetera. Quindi adesso ha preso questo significato, riapparire dopo tanto tempo, o riapparire dopo un periodo che si è stati nascosti nel buio, no? Io dico sempre, no, riapparire dall'oltretomba. Quando qualcuno riappare dall'oltretomba vuol dire che è sparito per tanto tempo e riappare. Ho cercato gli esempi su internet e vi giuro che ogni sito che spiega questa cosa ha questo esempio qua, perché è l'esempio perfetto. Ever since I won the lottery, my relatives have been coming out of the woodwork. Quindi, da quando ho vinto la lotteria, i miei parenti stanno riapparendo, stanno spuntando, ok? Stanno tornando dall'oltretomba. After 2 years in a relationship, his secrets started to come out of the woodwork. Quindi, dopo 2 anni che eravamo insieme, i suoi segreti sono cominciati a riapparire. Now that I'm single and making good money, all these gold diggers are coming out of the woodwork. Quindi, adesso che sono single e ricco e faccio tanti soldi, tutte queste gold diggers, queste ricercatrici d'oro, stanno spuntando dal nulla, ok? Ammazza, che capellata! Non posso andare a tagliarmeli. Questo succede.